Ok, ciao ragazzi, siamo su Battlefield 4 dopo l'ennesimo aggiornamento inutile della DICE, e dico inutile perché questo aggiornamento, questo ultimo aggiornamento, che è il secondo che fanno già in questa beta, avrebbe dovuto ridurre i tempi di caricamento della partita, avrebbe dovuto risolvere i bug della schermata congelata sempre nel caricamento della partita. Avrebbe dovuto fissare tanti bug di tanti modelli di schede video. Avrebbe dovuto aumentare il frame rate e avrebbe dovuto evitare tutti gli svariati crash che ci sono. Che ci sono appunto nel gioco. Questo è il terzo gameplay che faccio. E in quelli precedenti mi buttava continuamente fuori. Per quanto riguarda il frame rate, direi assolutamente che non è cambiato niente, anzi, addirittura peggiorato. Prima, mentre registravo, andavo quasi a 60 frame, andavo quasi a 60 frame, mentre adesso invece sono a un pelo sopra il 50, ma neanche più di tanto. Alcune volte mi scende anche sotto il 50, quindi direi che come migliorie non ce ne sono state. Spero di riuscire a finire questo gameplay, spero che duri il minor tempo possibile per evitare appunto che mi crashi. E niente, questa sera non sto giocando con la tastiera, ma sto giocando con il Razer Nostromo, che è un tastierino da gioco molto comodo, solo che non ho impostato i tasti e mi trovo un po' un attimo incasinato. Gente che muore, meno lui no, neanche lui, ma neanche lui. E niente, questo video era giusto per farvi sapere come sono andati gli aggiornamenti della DICE. Speriamo che, lo so che è una beta, lo so che serve appunto per fissare i problemi, ma io fino adesso di fissato non ho visto sinceramente una beata ceppa. Quindi niente, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate, ditemi la vostra, se a voi gli aggiornamenti sono andati bene e avete risolto i vostri problemi, che penso anche voi abbiate, perché ho sentito che in pochi non hanno nessun problema. Il gioco comunque sia, a me piace, è bellissimo. Per chi non lo sapesse, la beta finisce o il 14 notte o il 15 mattina, e ho sentito, e spero sia vero, che 3 giorni prima della fine della beta rilasceranno anche una seconda mappa da poter provare. Quindi mi raccomando, lasciate un commento, lasciate un like se il video vi è piaciuto, se è il primo video che guardate di Master Kill 717. Mi raccomando, fatevi un giro per il canale, guardate un attimo che tipi di giochi mi piace giocare, che serie faccio, e se decidete di iscrivervi ne sarei appunto felice. Novità che ci saranno sul canale, molto probabilmente ci sarà una nuova intro e una outro, che finora non ho mai usato, una outro, comunque ci sarà. E tutto grazie al mio grafico di fiducia, che è Equo Design, che è una persona squisitissima, di cui vi lascio e lascerò in modo permanente a questo punto, vista la disponibilità che mi ha sempre dato e le capacità che ha, lo lascerò definitivamente in ogni mio video in descrizione, il suo link appunto, dove potete andare a vedere i lavori che fa, come li fa, perché fa appunto anche delle speed art per mostrare
come fa le sue creazioni. Quindi mi raccomando, cliccate sul suo link e andate a visitare anche il suo canale, cazzo! Se avete bisogno, basta che lo contattiate. Gli dite cosa volete, come lo volete e quando lo volete, e lui sicuramente farà il possibile per accontentarvi. Comunque parlatene con lui, perché sono cose sue e non mie. Io ve lo posso solo consigliare, perché è veramente, veramente bravo. Non come quel pirla che non muore. E questi sono saliti dall'ascensore. Ma morite almeno? Io sto cazzo di lanciapuffi, non ho ancora capito come... con che parabola riuscire a colpire i nemici, perché o non fa un cazzo o non li piglio proprio, perché guarda, cioè io penso che se ti tiro una granata con un lanciagranate in mezzo ai piedi, minimo minimo il cazzo ti fa chip chip e se ne vola via. Scusate il linguaggio un po' volgare, ma... io sono un po' così. Comunque, vi dicevo, sto giocando con il Razer... almeno, non so se lo stavo dicendo in questo gameplay o in uno di quelli che mi è crashato. Sto giocando con il Razer Nostromo, che è un tastierino appunto da gaming. Molto comodo, molto bello. Vabbè, non ho impostato i tasti. È un po' che avevo nel cassetto e non usavo, ma ho voluto rispolverarlo. Ho anche il Logitech G13, anche lui è un tastierino da gaming. Ma devi morire anche te però, ragazzo. Anche il Logitech G13 è molto bello. Le differenze tra i due sono appunto che il Logitech G13 ha anche un display dove poter vedere, cazzo, dove tua sorella, dove poter vedere tante informazioni, tipo l'utilizzo della CPU. In alcuni giochi addirittura ti fa vedere il rateo e tutte quelle cose lì, o se magari registrate con Mirillis c'è appunto un utility dedicata a Mirillis in cui ti fa vedere appunto il tempo di registrazione, quando inizia la registrazione, quando la stoppi e tante altre belle cose. Altra differenza tra... fammi ripigliare un attimo. Altre differenze tra... quel bastardo camper. Altre differenze tra i due è lo stick. Il joystickino che c'è in tutte e due. Io trovo molto più comodo il tastierino appunto della... dove cazzo mi stai sparando? Niente, non riesco a ammazzarli con lanciagranate, incredibile. Dicevo appunto il joystickino, che trovo molto più comodo quello del G13, perché è in una posizione più naturale per il pollice, mentre invece quello del Razer Nostromo poi dipende dalla grandezza della mano che uno ha. Per poter utilizzare devi quasi aprire il pollice verso destra in un modo quasi quasi naturale, quindi non lo trovo molto molto comodo, però appunto dipende poi dalla mano che uno ha. Che mi posso trovare comodo con il G13, mentre qualcuno si può trovare comodo con la sorella di sto deficiente,
si può trovare comodo con il Nostromo, appunto. Come software sono molto belli tutti e due. Ah, la un'altra differenza è il numero di tasti. Il G13 ne ha di più. Tutti macrabili, tutto programmabile. Ma che cazzo, muori? Non muori. Ti tiro giù le piante ma non ammazzo. Posso andare a fare il boscaiolo io con sto cazzo di lanciagranate, ma non posso uccidere le persone. Oh cazzo, l'ho fatto. Ho finito i colpi. Un'altra cosa, perdete il vizio che ho io di ricaricare ogni due colpi sparati, perché non so se ve ne siete accorti, ma se cambiate caricatore prima di esaurire tutti i colpi nel caricatore, appunto, praticamente come se buttaste via quelli che avete avanzato. Quindi molti molti proiettili in meno. Che cazzo, ho finito i colpi davanti a lui io. Però posso forterti l'arma, cazzo. Se c'è, dove cazzo è? Non c'è più. Sì, c'è! Dammela! Dove cazzo sei? Ma vaffanculo! Via la granata! È tua sorella! Ok, rinasciamo sul tetto. Volevi salire, eh? E mi farei un volo di qua. Opla. Prepariamo il lanciapuffi. E ci facciamo ammazzare. Comunque, ma dove cazzo eri? Cioè, a registrare in continuazione così, così, perché ti crasha il gioco, poi non ti ricordi le cose che volevi dire, se le hai dette in questa registrazione o in una di quelle dove ha crashato, quindi dopo fai solo dei casini nei commenti, nel commentary, perché appunto non... Vaffanculo, non sai quello che hai già detto, no? Niente, diciamo qualcosa sul canale. Il canale sta crescendo, sono contento di come cresce. In 3 giorni, addirittura senza aver caricato video, ho fatto 3 iscritti. Per me è un record. 3 iscritti in un giorno. Cosa ho letto? Hyper? Hyper Battle Dude, pensavo che era Hyper Tube. Mi piacerebbe ritrovarmi qualche volta in una partita di un grande youtuber, tipo, che ne so, Hyper o Master Doom 93 o che ne so, qualcun altro. Perché non è passato dietro? Perché non passa dietro invece lui? E perché cazzo non muoiono? Per sapere di essere magari in un video di uno youtuber di quelli che ho citato, cioè... Non tanto per la pubblicità che mi frega, non me ne frega sinceramente un cazzo, ma proprio per il piacere di essere in un loro video. Magari non giocare proprio assieme a loro,
capitare proprio in una partita così a caso e ritrovarmi lì o un Master Doom o un Hyper o che ne so io, non me ne vengono in mente altri. Mi farebbe piacere. Niente, comunque, se il video, non so se avete notato quanti punti bisogna fare per livellare, spero che sia così solo nella beta perché sono veramente tanti, ai primi livelli, 60.000 punti, cacchio, per arrivare al 6. Niente, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate, ditemi se a voi questi aggiornamenti hanno giovato oppure meno. E niente, se è il primo video che guardate, appunto, passate dal canale e visionate qualche video e decidete se iscrivervi. Se vi iscrivete, sappiate che siete i benvenuti e nella descrizione del video trovate anche il link e di Equo Design, mi raccomando visitate anche il suo canale perché merita veramente, e il link al gruppo di Facebook dove siete tutti benvenuti, dove non c'è nessun problema di spam, chi ha un canale può postare video suoi, ovviamente non 40 al giorno, penso che un video al giorno sia più che sufficiente, comunque non c'è nessun problema di spam. Tutti benvenuti, mi raccomando, se ne avete voglia, basta che ne fate la richiesta e siete ben accetti tutti, tutti, tutti. L'importante è il rispetto verso gli altri membri. Niente, il video finisce qui, ci vediamo alla prossima, sempre su Battlefield 4, fino a quando ci sarà la beta, appunto. Dopodiché riprenderemo la scaletta settimanale. Quindi, ciao ciao a tutti, buona serata da Master Kill 717. Ciao ciao!